C'è chi ha raccontato della scuola frequentata da bambino, chi della maestra, chi delle balere, altri del negozio sotto casa o della fabbrica dove andavano a lavorare, chi dei personaggi cittadini più o meno noti che si è trovato a frequentare, chi dei luoghi che non ci sono più, chi delle tradizioni. Sono oltre 50 i vigevanesi che si sono improvvisati scrittori aderendo all'appello nato sui social del Rotary Club Mede Vigevano. Si cercavano persone disposte a fissare per iscritto una memoria del Novecento, vissuta in prima persona o raccontata da familiari e amici per conservare storie che altrimenti sarebbero andate perse. Dai racconti è nato un libro dal titolo C'era una volta Vigevano. Sono i racconti di vita vissuta, quindi della vita minuta della città, fatta da chi l'ha vissuta, da chi questi momenti li ha passati veramente. Abbiamo trovato una risposta da parte della cittadinanza veramente sorprendente, perché questo libro è fatto da più di 50 autori, sono state scritte 224 pagine. La risposta dei vigevanesi devo dire che è stata straordinaria. Hanno risposto oltre 50 persone che hanno scritto i loro ricordi, che spaziano tra temi diversissimi, come era possibile immaginarsi. E anche come stili, come registro dei racconti, del testo, insomma della scrittura, sono molto compositi. Si parla soprattutto appunto dei luoghi di Vigevano, i luoghi d'incontro, soprattutto dai bar alle sale da ballo, alle scuole. Si parla di commercio, si parla di lavoro con le industrie, soprattutto quelle degli anni 60. L'iniziativa, oltre a cristallizzare la memoria storica cittadina, ha una finalità benefica. Il ricavato della vendita delle copie andrà infatti a LIFE, Onlus, che si occupa della prevenzione dei tumori. La finalità è quella di aiutare una realtà importante della città, che è LIFE, che è appunto una Onlus che dal 1986 si occupa di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori.